L'apertura di un osservatorio sulle risorse e sulle fragilità educative nella Chiesa dell'Immacolata Mezzacosta e la firma del piano contro la dispersione scolastica sono parte del cammino iniziato a Nisida con il patto educativo per la città metropolitana di Napoli. Oggi si compone in modo inedito e carico di significato un noi. I ministri dell'interno Luciana Lamorgese e dell'istruzione Patrizio Bianchi raccolgono l'appello lanciato dall'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e condiviso dal vescovo di Pozzuoli Gennaro Pascarella per attivare insieme al terzo settore, alla regione e al comune una rete formativa che aiuti i ragazzi e le ragazze di Napoli a superare le logiche di disperazione su cui spesso attecchisce il messaggio della criminalità organizzata. Le mafie si adattano immediatamente al nuovo corso e quindi trovano sistemi per eludere quelle che sono le norme e là dobbiamo essere noi ancora più rapidi, più attenti di sempre. Mettiamo su questo patto 40 milioni che vanno alle scuole per permettere alle nostre scuole di partecipare direttamente a questo lavoro. Il patto educativo crea una rete d'ascolto rivolta a giovani fra i 13 e i 18 anni, attivando percorsi di educazione e inserimento lavorativo nei quartieri partenopei. Io mi auguro che cominci una nuova stagione di investimento sulla scuola, che sia fatta di interventi straordinari come questo, ma anche di interventi ordinari con un aumento del tempo pieno, con la possibilità di avere dei servizi educativi più continui sul territorio.